Buonasera a tutti, buonasera a tutti, eccomi qua. Ah, bello, guarda che bello, guarda. Va bello, bello che sta qua, bello. Ah, picchiate i telefonini, fate le foto, amore, fate le foto. No, perché scusami, no. È una cosa storica. Noi siamo abituati a vedere i pupi siciliani appesi, vero, messi in bella mostra, fotografati, ripresi, ma mai abbiamo visto e sentito un pupo che parla, è vero o no? È la prima volta, pubblico d'insieme, avete questa bella fortuna. Guarda, 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 no, ma tanto. Grazie, grazie. No, ma per l'arte pupara dei siciliani soprattutto. Sì. Che hanno riprodotto veramente proprio un pupo siciliano vero, qua c'è un lavoro straordinario veramente ben rifinito nei minimi parti. Molto bella questa. Oh, ma poi ho detto, dico, visto che la crisi che c'è, un domani, siccome in tutte le città importanti ci sono le maschere, no? A Roma ci sono i gladiatori e si pigliano un euro, due euro, dico, male che me vada, dico, mi faccio fare la fotografia e mi piglio due euro, dico, al limite. Se vi dovesse capitare, conoscono, dico, va. Esatto, se vi dovesse capitare di trovare magari davanti alla cattedrale di Palermo, esatto, o davanti al mi mare di Cefalù, la foto con i turisti, due, esatto, euro, o di fronte al teatro greco di Taormina. Sasa Salvaggio vuol dire che, insomma, per sbarcare il lunario fa anche questo. Recamo a fare, recamo a fare. Dai. Allora, sì, dunque, sono vestito da pupo siciliano per difendere la nostra Sicilia, no? Chi meglio dei pupi siciliani? Infatti, mi sono vestito da Rinaldo per difendere la mia terra, anche perché poi lo sapete tutto, ogni volta a noi siciliani ci dicono di tutte le maniere, noi dobbiamo difendere, soprattutto quando vi dicono terrone. Voi non vi dovete offendere mai quando vi dicono terrone, perché io che conosco la storia della mia terra so che nel primo secolo avanti Cristo Epicarmo da Siracusa fu l'inventore del teatro ancora prima che in Grecia. Empedocle di Agrigento fu uno dei più grandi filosofi del mondo antico. Pirandello fu premio Nobel per la letteratura nel 1936. Sciascia, Verga, Quasimodo, tanti nomi della nostra terra che ci hanno dato gloria e onore, che quando mi dicono terrone io sono orgoglioso di essere terrone. Oh, c'è voi, bravo G. I greci ci chiamarono Sicilia e in onore della Sicilia ci chiamarono Siculi. E dopo ne fottero. Perché non potevano pensare mai che Siculi era, diciamo, una parola, levandoci sì, che cosa resta? Purtroppo, solo cose che si dice. Dice, vabbè, ma siamo anche siciliani. Sempre andava a finire, ma il futuro era segnato, era, signore e signori. Dobbiamo difendere la nostra sicilianità, la nostra lingua siciliana. Io, vedete, parlo di lingua siciliana. Il siciliano non è un dialetto. Dovete parlare il siciliano, ditelo ai vostri figli, parlate il siciliano. Il siciliano, per esempio, rispetto all'italiano è una lingua originaria, mentre l'italiano proviene, per esempio, dal latino. Poi, quando si compose la lingua italiana intorno al 1100, tra i 13 dialetti allora esistenti, il più importante fu proprio la lingua siciliana. Lo disse Dante, che scrisse: il volgar siciliano avanza agli altri in gloria, proprio per testimoniare quanto è importante la lingua siciliana. O siciliano, che cosa fa? Va al nord due minuti e un parracchio siciliano. Io l'ammazzassa a chisti. Bravi, bravi. Bravo già. Io lo racconto, però faccio figura, così giusto. Guarda, onestamente, guarda, farò. Guarda che bello così, paro, chissà che carta è, un recicoppe, che cosa è questo qua? Paro, carta, carta siciliana, che carta è, signore? L'asno, un re di spade, yeah, perfetto, è vero? Tipo Carosello, re di spade, vavolo. Dicevo, i siciliani vanno al nord e non parlano più il siciliano. Io una volta racconto a Milano, ferma uno e ci disse, scusi, dov'è la via Gran Sasso? Il milanese, lo sapete, parla molto largo, no? Mi dice, allora, guarda, vai a destra. Mizzica, ma quanto è larga questa destra a Milano? Ci saranno larghi questi strati. Fai il rondò, un rondò. Ci sei, che cos'è questo rondò? Mi fa, guarda, fai una cosa, fai la circunvalla. A circunchi?
Io c'ho un certo punto che parlava tutto milanese e mi italiano da faccia e mi fa tale cucce. Sa salvaggio italiano da faccia. Ma non era milanese fino a 2 minuti fa. E chi sono? Ma sai, sa vivendo a Milano. Certo, lo capisco. Chissà da quanti anni vivi a Milano. Mi fa da 2 giorni. Ma va ammazza, le corno Totò, ecco te fece venire a Milano. Vieni, salve. Ma che cosa? Ma tu pensa se viene il milanese a Palermo o a Catania? Vedi, papà mi dice, scusi, il Teatro Massimo. O palermitano chi ci dice, va a destra, fa un rondò. Ma che cosa? Una parola sola ci dice un siciliano, addabanna. Bello, preciso. Poi vedete, la lingua siciliana è rimasta, è stata un po' contaminata dalle varie dominazioni. Pensate, 13 dominazioni in questa terra di Sicilia: arabi, normanni, fenici, bizantini, spagnoli, francesi. Cacco, arriva fotte in Sicilia, diciamo. Oh. Però è così, eh sì. Lo facciamo per motivi di ospitalità. Purtroppo, adesso non so come io, paladino di Francia, potrò difendere la mia terra. C'è la 14ª dominazione in atto. Ci stanno conquistando silenziosamente. Lo sapete di chi sto parlando? Atto, lo hanno capito. Non l'ho neanche. Dottor Tolomeo, come sta? La vedo bene. Come mai non si vede la partita della Juve? 2-0 per la Juve. Ah! Ma scusi, lei non è il pupo siciliano? Vabbè, però diciamo, va. Cos'è? Una pupo piemontese. Una piccola interruzione. Vabbè, interruzione. I cinesi, signore e signori. Ci stanno conquistando. Quanti cinesi ci sono a Catania? A Palermo c'è una via, si chiama via Lincoln. Ci sono talmente cinesi che per trovare un palermitano ci ha domandato un cinese. Ci scusi, un palermitano c'è. Ci stanno invadendo silenziosamente. Che poi, mischini, onestamente, non danno fastidio a nessuno. Muorono e non si sa niente. Ma ne vanno a finiscere. Forse li mettono nelle scatolette di tonno e ci mandano a ridere in Cina, perché non è possibile. Aspetta. Una malattia non ci viene mai. L'avete visto? Mai un cinese al pronto soccorso. Mai! Che fanno? Se succede, ci tagliano, pum, ci mettono nuovo. Non lo so che cosa faranno. Al supermercato io un cinese non l'ho incontrato mai. E poi ho pensato, ma come mai? Che hai? Non ti preoccupare, la spada tegno. Ai, non si sa mai. Stai tranquillo. Che poi dico, io dico, come mai hanno avuto questo successo? Perché poi noi nella nostra lingua siciliana parliamo in cinese. Ci avete fatto caso mai? Vi faccio vedere una lesson di Sicilian Chinatown.